Se lei oggi dovesse girare un film dal sapore, diciamo, popolare, autentico, in che quartieri, girerebbe questo film per ritrovare, insomma, quel piacere estetico e anche quell'autenticità? Perché il centro storico ormai, si sa, ormai è molto turistico, è molto difficile Ma trovarlo. insomma, il film anche ha girato in luoghi turistici. Ci sono ancora. Sì. La periferia di Roma è grandissima adesso, cioè non c'è problema di luogo, si trova facilmente. È la natura del film che non c'è più. Gli abitanti, quei ragazzi per esempio, questi stupidotti, insomma. Oggi sono diventati mascalzoni, ladri, cose. Lì c'era anche un gruppo, un paio di ladri tra i ragazzi che ho scelto, il gruppo di Piazza Navona. C'era un certo Cardinaletti, per esempio, che era, lo chiamavano saltatore, perché lui d'estate saltava dentro nelle stanze a piano terra con le finestre aperte. Entrava, rubava e poi scappava via. Mi ha regalato una volta un quadro enorme, aveva rubato, non so come aveva fatto, e l'aveva tagliato in 8 parti e ha fatto 8 quadri, li ha incorniciati e li ha regalati agli amici, insomma. Ma Era li divide da un quanto piccolo tempo? ras proprio di Piazza Navona, la zona rubava ai turisti, insomma.